Sono Cosimo Pica dell'Atletico Brigante. La nostra esperienza nasce 4 anni fa a Benevento dall'idea di alcuni attivisti e attiviste che si sono sempre battuti per i diritti di tutte e tutti, e dall'idea di cercare di andare un po' al di fuori dei circuiti militanti tradizionali che abbiamo sempre attraversato, per riuscire a contaminare altri spazi sociali e del territorio del Sannio, che è un territorio d'altro poco avvezzo, diciamo, un certo tipo anche di militanza politica. Quindi abbiamo pensato che con il calcio potevamo parlare un linguaggio universale per riuscire ad incontrare le altre persone e far uscire fuori i nostri temi, che erano quelli legati all'antirazzismo, all'antifascismo, all'antisessismo, alla lotta per i diritti sociali e politici di tutti. E quindi, insomma, 4 anni fa ci è venuta questa idea, abbiamo messo su questa squadra. Dato che noi abbiamo sempre avuto la voglia di fare inchiesta sociale, di sperimentare, di stare nelle contraddizioni, nel periodo in cui siamo nati, qui il territorio di Benevento ha iniziato a vedere sempre più centri di accoglienza per migranti che nascevano, e questa presenza nuova anche per il territorio storicamente di immigrazione, abbiamo pensato come riuscire a incontrarla, come riuscire a sviluppare un discorso antirazzista che finalmente anche nel nostro territorio fosse meticcio, nella creazione di comunità meticcia e nel alimentare processi di auto-organizzazione e di presa di parola dei migranti, perché la cosa più importante è che quando noi parliamo di antirazzismo dobbiamo mettere al centro la voce di chi non ha voce, la voce dei subalterni, e quindi, insomma, questo qui è stato un po' il nostro tentativo. Un tentativo che in 4 anni ha avuto varie forme, non solo quella sportiva, ma anche la creazione di una scuola di italiano per migranti, perché comunque la lingua è uno strumento fondamentale appunto per una presa di parola all'interno della nostra società e soprattutto nel nostro territorio, che è un territorio, diciamo, in cui è anche difficile riuscire a incontrare, riuscire a far uscire fuori degli argomenti, dei nostri temi, senza poi purtroppo conoscere la lingua. E poi abbiamo messo su anche uno sportello legale e sociale in supporto, in sostegno ai migranti, per appunto alimentare processi di lotta, di condivisione, processi che potessero portare ad un reale miglioramento delle condizioni di vita di tutte e tutti, perché anche solo giocando a calcio ci siamo resi conto che poi la realtà li sbatte in faccia, le contraddizioni che uno vive sono talmente forti che non potevamo solamente dedicarci a un aspetto importante che è lo sport, però dovevamo affrontare anche delle esigenze di vita fondamentali, e quindi da questa idea qui, da questa esigenza delle persone con le quali siamo confrontati, è nata la scuola italiana ed anche lo sportello sociale e legale. E quindi, insomma, la nostra storia è un po' questa, è una storia che parla della costruzione di una comunità meticcia, di una comunità ribelle, di una comunità che nel nostro territorio ha provato a sviluppare delle pratiche solidali, di mutualismo. Abbiamo fatto tantissime iniziative che non sto qui, insomma, a elencare perché è un po' magari noioso, però sono quelle iniziative di solidarietà tra pari, di accoglienza degna dal basso, di processi di partecipazione all'interno del nostro contesto sociale, del nostro territorio, dei migranti, dei richiedenti asilo. E quindi, insomma, questa è un pochino la nostra direzione. Questo percorso è un percorso che è sempre in divenire e ha provato a sperimentare delle forme anche di condivisione e collaborazione, ovviamente con altre realtà a livello regionale e anche a livello nazionale, che sono appunto a livello regionale l'ex OPC di Napoli, con il quale poi abbiamo scritto anche questo libro, e poi anche con altri autori, appunto questo libro Lasciati di Centrare, col Canapificio di Caserta, con tanti altri movimenti antirazzisti della regione, e anche a livello nazionale, perché abbiamo iniziato a fare uno sportello legale e sociale con l'USB, e quindi, insomma, anche da un punto di vista nazionale abbiamo contatti con un sindacato di base di lotta che è molto importante, e siamo parte di un percorso che è quello dei diritti senza confini, che è un percorso fondamentale per noi, che mette al centro la parola dei migranti e mette al centro le rivendicazioni poi comuni, che sono quelle per la giustizia sociale, per casa, lavoro, diritti, servizi sociali per tutte e tutti, indipendentemente dalla provenienza.